Beh, innanzitutto erano anni che chiedevamo delle risorse economiche alla Regione Calabria per bonificare quell'area. Abbiamo chiesto molto di più rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto 490.000 euro e quindi abbiamo fatto i lavori e tolto la spazzatura per quell'importo. Oltre a togliere la spazzatura che era all'ingresso proprio del quartiere della Ciambra, abbiamo sistemato la rete fognaria, abbiamo sistemato i marciapiedi, abbiamo realizzato la strada, bitumato la strada. Abbiamo messo la pubblica illuminazione e anche le telecamere La videosorveglianza. come videosorveglianza per impedire che ci sia un nuovo accumulo di rifiuti in quella zona lì. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare con le risorse che ci hanno dato. Se ci avessero dato di più avremmo potuto produrre una bonifica migliore. Ancora c'è della spazzatura da togliere, io mi auguro che la Regione quanto prima ci possa dare ulteriori finanziamenti, in modo tale da bonificare l'intera area della Ciambra. Qui un'area un po' degradata, ecco, immagine È non bella. un'area degradata per due motivi. Primo, l'abbandono delle istituzioni rispetto a un diverso controllo del territorio che deve essere, come dire, più mirato e più ravvicinato nel tempo. L'altro perché anche gli abitanti della Ciambra devono cambiare modo di vivere, perché tutta quella spazzatura lì ce l'hanno portata proprio loro, attraverso i viaggi con le api, per 10 euro al giorno, per 10 euro al viaggio, si sono portate la spazzatura in casa. Quindi complici anche i cittadini onesti, Assolutamente. onesti. No, quella spazzatura l'hanno portata loro, su questo è indubbio. Quindi loro devono cambiare modo di vivere in quell'area e noi dobbiamo vigilare di più perché non si possa produrre quella montagna di spazzatura e di abbandono dei rifiuti, così come è successo nel passato.